Che ci fa lui qui? Vabbè, volevo esserci anche io. La prima volta che ho visto Santiago è stata per me un'emozione bellissima. La rivivrei altre mille volte. La prima volta che ho visto Santiago è stata un'emozione comunque indescrivibile perché ho sempre immaginato, ho sempre provato a pensare come sarebbe stato vederlo, toccarlo per la prima volta, però quando sono usciti dal corridoio Penélope Santiago è stata proprio un'emozione che comunque non si riesce a descrivere perché è proprio un'emozione che ti capita solo quando hai un figlio. Semplice, anche perché non mi ha fatto male. È stato fin da subito tutto tranquillo, ecco. È stato anche bello adattarlo quando lui mi guardava mentre mangiava, io lo guardavo, ecco, molto bello. La prima volta che ho cambiato il pannolino a Santiago è stato un momento comunque anche di divertimento tra me e Penelope. Teodorino, sai che dobbiamo cambiarlo? Sì, appena l'ho cambiato comunque l'ho messo bene, non ho sbagliato, però comunque andando avanti è andato sempre meglio. Non avendolo mai cambiato prima, avevo un po' paura su come farlo, se sbagliavo qualcosa. Prometto. E poi la vedi che la si è addormentata. Dove la mettiamo? Dove la metti? Inizialmente avevo 2000 pensieri in testa, però poi appena ci ho preso un po' la mano è andato tutto bene. Un po' difficile perché avevo sempre paura, tendevo a svegliarmi sempre per controllarlo, per vedere come stava. C'era sempre il pensiero se piangesse, comunque se avesse fame, se si lamentasse per qualche dolorino, perché comunque anche lui si stava ambientando, era appena uscito. Però è stato bello perché comunque lo avevamo lì a fianco a noi, stava con noi. Guarda chi c'è. Guarda chi c'è. Quanto mi piace Immaginavo vederli giocare insieme. copertino. Vieni a giocare con noi? Ora li raggiungo. Allora, il primo pianto notturno è stata una novità perché durante la notte a un certo punto si è sentito un pianto proprio molto forte. E quindi ci siamo alzati per comunque coccolarlo, calmarlo e si è addormentato subito dopo. È difficile comunque alzarsi durante la notte, non essendo abituata. Mi sono alzata un po' io, un po' Marco, ecco, abbiamo collaborato entrambi. Ciao, che non mi hai fatto fare i piatti ieri sera per quanto piangevi, hai visto? Allora, il primo risveglio con Santiago è stato bellissimo. Appena l'ho guardato, ho pensato, pochi giorni fa era nella pancia, adesso è qui che mi guarda. Lì hai capito che comunque era iniziata la nuova vita con tuo figlio, che inizia proprio la routine quotidiana e è veramente fantastico. Il primo sorriso di Santiago l'ho visto in pratica quando già in ospedale era girato verso di me e ha iniziato a fare un mezzo sorriso. Comunque appena nato e lì è stata un'emozione proprio che ti segna perché tuo figlio che ti fa subito un sorriso è un'emozione fantastica. Non me l'aspettavo che comunque già da così piccolo iniziasse a ridere così tanto e così forte. E mi sono girata, l'ho visto ridere con il papà, chissà che pensava. Allora, la prima difficoltà che ho avuto è stata quando piangeva forte e io non so cosa voleva, cosa gli faceva male, se aveva fame.
non lo so, quindi in quel momento mi sono sentita un po' in difficoltà. E quindi ero diventato tutto rosso, quasi nero, e non riusciva nemmeno a respirare. Quindi là c'è stato un momento in cui abbiamo cercato in tutti i modi di fare qualcosa, infatti è andato tutto bene. È stato un pomeriggio che dovevamo andare a fare delle compere e Santiago dormiva, e però sì, è stato strano perché comunque era la prima volta che uscivamo senza di lui e io avevo sempre paura, assillavo Marco dicendo io torniamo a casa, voglio vedere Santiago, voglio vedere che fa, come sta, ecco, le prime volte sono state difficili lasciarlo da solo. Sì, piange. Entro io? Vai, tu va. Sento. Senti piangere? Sì. La prima volta che gli ho dato la sua prima pappetta è stato bello, anche se avevo un po' paura a fargli provare un nuovo cibo, avendo mangiato sempre latte, uno ci pensa. Abbiamo iniziato a dargli la crema di riso con i vasetti di carne ed il brodo, ed è stata un'emozione molto bella. Sì, sei sporco. Sei sporco. È stato quando me l'hanno messo in braccio. Ogni giorno comunque realizzo sempre di più, ma fin da subito comunque. È stato quando l'ho visto per la prima volta nella saletta, quando mi hanno fatto entrare in ospedale. E ci siamo incontrati vicino al parco di Tajapozzo. Ed è stata un'emozione comunque molto bella, perché io e lei non ci conoscevamo, non ci eravamo mai visti prima di quel momento. Quando diventerò maggiorenne, ci faremo una casetta. Sì, andremo a casa, staremo da soli. È stato un momento molto emozionante, anche se ero molto timida, quindi mi vergognavo un sacco. Però è stato fantastico comunque vederlo dopo tanti messaggi, vederlo di persona, vedere com'era, com'era fatto lui, conoscerlo. La prima volta che ci siamo detti ti amo è stato sulla panchina dopo che ci eravamo messi insieme. Dopo comunque che ci eravamo baciati, gli ho detto che comunque l'amavo. E io non me l'aspettavo che mi dicesse ti amo fin da subito. E quando me l'ha detto comunque lo pensavo anche io, gliel'ho detto anche io, ho risposto, ho ricambiato. È stato bellissimo, un bellissimo momento, romantico, dolce. Thank you.